Adesso sentiamo la testimonianza di un avvocato in quarantena, collega del primo contagiato a Napoli, l'inviato Leonardo Zellino. Messaggi sui social, anche sotto casa del mio collega, hanno urlato di andare via da qua, insomma. Ad essere minacciati e insultati gli avvocati di uno studio legale di Napoli, 7 su 10 hanno contratto il virus, negativo al test ma comunque in quarantena. Il socio del contagiato numero 1, un legale ora in terapia intensiva, era stato a Milano, accetta di parlare in forma anonima. Lo studio ha già subito un danno di immagine, eppure spiega abbiamo rispettato il protocollo. Siamo in quarantena e sotto sorveglianza attiva da parte dell'ASL. La partecipazione massiccia, infatti anche già ieri si notava che il Palazzo di Giustizia era sicuramente più vuoto. Gli avvocati di Napoli hanno proclamato l'astensione dalle udienze fino all'11 marzo. Avevano chiesto sanificazione degli ambienti e l'installazione di dispenser di liquido igienizzante. Vediamo se c'è il sapone. Nel sapone, nel carta igienica, oggi si parla che ci doveva essere a Mochina per i corridoi, non c'è nulla. Fuori dal tribunale gli effetti del coronavirus, soprattutto nei negozi e nei ristoranti. C'è un calo dei clienti? L'80%. Meno turisti in giro, ma in città per il momento prevalgono ottimismo e la proverbiale capacità di sdrammatizzare dei napoletani. Camaronna da accompagna, è una benedizione, diciamo, napoletana divina. Funziona? E funziona per l'animo. Il coronavirus.